Buonasera e ben ritrovati alla rubrica La Voce di Cremona. Stasera sarà una puntata particolare, ma prima di partire voglio che venga lanciato un firmato, perché voglio che si capisca realmente la situazione che sta attraversando in questo momento una città, una grande città come quella di Cremona. Come tante attività siamo tutte a norma e non vedo il motivo perché dobbiamo far chiudere questa attività. L'hanno subito quest'anno, un danno economico alto. Non ho paura, sono molto positiva, non mollo, vado avanti con quello che posso fare e sperando che finisca presto e che si possa tornare alla normalità. Sì. Ma la mia più grande paura è che qualche, tra virgolette, qualche pazzo che c'è tra di noi faccia qualche gesto sconsiderato. Io spero di no, io non vorrei che poi qualcuno arrivasse a estremi rimedi sia per lui che per gli altri, però devono un attimino cambiare registro. Qualcuno a Roma si è bevuto letteralmente il cervello, ma veramente, perché qua devono smettere di dire che noi siamo gli untori e comunque dare ristori ridicoli. Parlando fuori dai denti, secondo me un bel 30% sono a rischio chiusura, ma veramente a rischio chiusura. 30% calcolato sugli incassi, sul problema dei dipendenti e tutto il resto, un bel 30% non riusciranno a uscire dalla crisi. La paura grande è che questa cosa vada avanti ancora troppo tempo. Io alla sera tengo chiuso. Non sappiamo neanche quanto tempo durerà questa situazione. Le attività hanno bisogno di lavorare. Stiamo aspettando di vedere quello che succede, siamo fatalisti, ecco. Speriamo di lavorare con l'asporto, con la consegna a domicilio. La paura più grande, diciamo il peggiore scenario possibile, sarebbe la mia paura più grande, quella di non avere le forze per riaprire più. Questo è per la nostra realtà, che comunque siamo un'impresa familiare che si avvale di tanti collaboratori, grazie a Dio, fino adesso, è che 40 persone, 40 famiglie rimangono a casa senza uno stipendio. E siamo anche spaventati prima, cioè per il nostro futuro, il futuro anche dell'azienda, dei dipendenti, perché oltre che noi ci sono anche loro, ecco. Cioè, il problema è che loro hanno delle famiglie come l'abbiamo noi, le casse di integrazione comunque si sa che arrivano magari dopo mesi e loro sono in difficoltà. Noi in questo momento abbiamo cercato di non chiudere totalmente e col minimo dei personali di andare avanti, ridurre un po' le ore, cercare di far lavorare tutti, però è difficile. L'instabilità economica, il fatto di chiudere, non sapere quando riaprire, non abbiamo certezza mai di nulla. Siamo con 1000 presidi, FP2, guanti, mascherina, plexiglass, quant'altro, ma non è mai sufficiente e chiaramente per colpa anche di altre categorie o comunque, posso dirlo, a livello statale, chiaramente per tanta negligenza ci andiamo di mezzo anche noi, chiaramente. Io ho un'attività chiusa e non vedo assolutamente la luce in questo momento, per cui spero assolutamente che la gente si metta una mano sul cuore e faccia la brava. Nonostante tutto io ci voglio credere, quello sì. Ecco, questa è la realtà che abbiamo appena potuto vedere in un breve filmato che racchiude poche di quelle che sono le persone, ma vi posso assicurare che sono molto di più e si possono tranquillamente toccare con mano su tutto il territorio. Io questa sera ho l'occasione, l'opportunità di avere in studio con me, oltre a quelli che sono proprietari di ristorazione, quindi Paolo, Lina e Antonio, che ovviamente è una categoria, un settore in questo momento davvero che sta subendo una crisi che non ha mai avuto precedenti, ma ho l'opportunità di avere per le prossime due puntate anche il sindaco, il primo cittadino Gianluca Galimberti, che saluto e ringrazio per essere intervenuto questa sera. Buonasera e grazie a voi. Sindaco, siamo in una condizione davvero disastrata, abbiamo potuto vedere dal video, ovviamente dopo avranno l'opportunità anche i nostri ristoratori di avere la parola per farle magari qualche domanda e quindi volevamo anche sapere, cioè, certo, come si sta comportando il governo, perché da quello che mi sembra di aver capito davvero le persone non ce la fanno più, soprattutto ci sono fasce come ristoratori dove abbiamo potuto vedere non hanno più un euro sul conto corrente. Sì, no, la prima parola è ovviamente un grazie
alla vostra resistenza e al coraggio che tanti imprenditori, devo dire soprattutto appartenenti a questa categoria e ad altre in particolare, ma in generale il mondo dell'impresa ha manifestato in un anno che ovviamente è drammatico per Cremona, per l'Italia, per l'Europa e bisogna dire davvero per tutto il mondo. La seconda considerazione è che abbiamo provato, anticipo già che lo sappiamo che non sono sicuramente sufficienti, abbiamo provato a stare a fianco con alcune misure, tra l'altro proprio oggi scadono altre tre bandi e se ne aprirà un altro, in questo caso per gli artigiani e gli utai, in settimana. Lo dico con la consapevolezza che sono misure che il Comune ha messo in campo anche in sinergia col Governo e con la Regione, che sappiamo non essere sufficienti rispetto a quanto è accaduto, però sono anche un segno di vicinanza e rappresentano comunque quanto dovevamo fare. Siamo consapevoli che alcune misure hanno dei ritardi ancora, parlo della cassa integrazione come molti di voi, mi riferisco ai ristoratori, ai negozi e ad altre realtà ci hanno raccontato, siamo altrettanto consapevoli che alcune misure, non sufficienti certamente, ma parlo del decreto ristori 1, del decreto ristori 2, probabilmente hanno avuto delle tempistiche diverse e anche più, come dire, più efficaci, più efficienti. Ma la terza considerazione penso che sia un po' la più importante. In questo momento noi, le istituzioni, ma tutto il Paese e direi tutta l'Europa, dobbiamo accelerare il più possibile sulla soluzione di questo problema, perché noi possiamo girarci intorno, ma alla fine non saranno mai sufficienti gli aiuti o i sussidi che possono essere dati. E poi molte di queste persone, tutte queste persone chiedono di lavorare ed è anche una presa di posizione importante, loro chiedono di lavorare, no? Non chiedono più sussidi ma chiedono di lavorare. Allora, il tema è accelerare sui vaccini, sono i due grandi temi, i vaccini e le cure. I vaccini però sono una cosa che ha una tempistica che può essere realistica, può essere ragionevole nel dramma che stiamo vivendo, cioè si vede un orizzonte e quindi noi ci auguriamo e anche stamattina abbiamo avuto un altro confronto con ATS, l'avremo con ASST, ma è costante anche con Regione e mi sembra che sia Regione che Governo da questo punto di vista ce la stiano mettendo tutta, perché noi dobbiamo avere la garanzia che il più in fretta possibile, il maggior numero di persone possibile, a partire da quelle più fragili, da quelle che assistono, quelle più fragili, possano ricevere i vaccini. Perfetto. Io a questo punto partirei da Lina, come si suol dire si parte sempre ovviamente con le donne. Lina, so che sei comunque adesso anche presidente di un'associazione che avete appena messo in piedi, lascio a te la parola, so che avevi preparato delle domande che volevi ovviamente esporre al sindaco Gianluca Galimberti, quindi ti lascio carta bianca. Grazie. Allora, l'associazione è questa nuova associazione che abbiamo pensato di costituire, che riunisce ristoratori e pubblici esercizi della provincia di Cremona. Si chiamerà ARPE, appunto Associazione Ristoratori e Pubblici Esercizi, e speriamo di poter partecipare ai tavoli decisionali, anche perché un dubbio che è venuto a tutti noi con tutte queste misure è se c'è da parte di chi prende le decisioni una consapevolezza su come viene gestito un ristorante, su come si deve amministrare un ristorante, gestire un ristorante, soprattutto l'ultima misura dell'apertura di 2 giorni per poi rifare la chiusura. È veramente impensabile, tanti di noi non hanno aperto, ma perché è veramente impensabile fare gli acquisti, fare una linea per aprire 2 giorni nell'incertezza del non sapere cosa succederà poi il lunedì. Poi vabbè, l'ulteriore brutta sorpresa del lunedì arancioni, è questo quello che a noi manca tanto, che è là dei progetti di lungo periodo. Lei prima ci ha ringraziato e ci ha detto che abbiamo coraggio, abbiamo forza, questo sì, sicuramente amiamo talmente tanto il nostro lavoro che ci porta a resistere comunque sempre.
Però non so quanto possiamo resistere ancora, anche perché sì, gli aiuti arrivano, ma sono minima cosa. A questo punto bisognerebbe capire, in base a una cosa che noi chiediamo prima come comitato e poi come associazione, chiediamo se non fosse possibile una localizzazione degli interventi, ovvero se la Lombardia, è vero, sia un discorso a livello di Lombardia, però Cremona e le altre province come sono messe effettivamente, allora perché non possiamo anche lavorare? L'esigenza sanitaria di tutelare la salute c'è, però a questo punto è secondo me, secondo noi fondamentale bilanciare anche con quelle che sono le esigenze economiche nostre, perché veramente siamo allo stremo, non ne possiamo più. Facciamo un attimo per piacere, se riesce la regia, a mettermi la tabella che è stata scaricata comunque dal Ministero della Salute. Si vede proprio benissimo la fascia di età, soprattutto quella più a rischio, dai 70 agli 80 anni, che ha un'incidenza, comunque un tasso di gravità che non arriva neanche praticamente al 3%, non parliamo di morti, ma parliamo di persone in condizioni critiche, questo in tutta la provincia di Cremona, quindi diciamo che quello che chiedono loro, un po' quello che ci si sono chiesti un po' tutti è come mai nessuno vuole prendersi onere di far sì che siano prese delle restrizioni magari a livello provinciale, esatto. Perché noi siamo purtroppo, la Lombardia è penalizzata dal fatto, lo sappiamo tutti, che c'è anche Milano, e Milano ha un'incidenza molto forte su quello che è anche Cremona, e Cremona, la provincia di Cremona non supera, dopo vediamo magari i dati giusti di Cremona, però non supera, se non mi sembra aver capito, il giorno dove abbiamo avuto più casi in assoluto sono stati 176 e dovremmo arrivare a 900, quindi è questo, diciamo, che tutti si chiedono, come mai chi non vuole prendersi questa responsabilità? Ci sono due cose. La prima, che giustamente è stata detta da lei prima, io penso che le scelte e le decisioni di fine anno venissero incontro all'esigenza di dare delle finestre di apertura che permettessero di prendere delle boccate d'ossigeno, di fare qualche finestra cosa. Finestra di due giorni, ma, sindaco? Ma, no, aspetta, volevo solo dire qual è stata probabilmente la ratio che ha, come dire, che ha motivato i decisori. Però effettivamente quello che voi state dicendo è una cosa molto, molto seria. Anche l'altro giorno in una trasmissione che ho avuto modo di ascoltare, mi sembra che questa osservazione venisse fuori. È preferibile avere una programmazione chiara e precisa piuttosto che avere un cambiamento repentino. Questo vale in generale, immagino, io non ho ovviamente né la vostra competenza né la vostra esperienza, non mi voglio sostituire a voi, ma quello che mi avete spiegato è esattamente quello che è stato detto adesso, cioè diventa molto difficile in due giorni riuscire a programmare gli acquisti e verificare come vanno anche rispetto ai costi e agli introiti che si hanno, e verificare come va il bilancio complessivo dell'attività. Quindi prima questione, è buona cosa ritornare ad una scansione più programmata che renda tutti noto dove siamo e per quanto tempo siamo, in modo tale da avere una prospettiva chiara. Altrettanto va chiesto a chiunque abbia la potestà di decidere i cambiamenti, di deciderli in tempo, perché i cambiamenti della sera prima sono sempre un po' problematici. Poi vorrei spezzare una lancia, perché provare a mettermi nei panni anche da una parte di Roma, dall'altra parte di Milano, no? Perché bisogna proprio sempre fare un po' il tentativo di mettersi. Ci sono delle evoluzioni epidemiologiche che stiamo imparando tutti, ormai è da un anno, ma le stiamo imparando molto bene, che hanno una rapidità molto forte, e quindi a volte alcune decisioni avvengono in tempistiche anche alla luce di un'evoluzione di quel famoso, per esempio, parametro RT, che magari si evolve in 3 o 4 giorni molto rapidamente, perché magari le misure che erano state prese, a causa di magari qualcuno che non le ha rispettate, anche non hanno dato gli effetti che dovevano dare. Quindi in ogni caso programmare in tempo è una cosa importante, e i criteri di rosso, giallo, arancione e giallo vanno in questa direzione. Adesso vedremo il DPCM, lo dicevamo prima, che ci sarà per il 15, quali saranno i criteri che determineranno. Seconda questione, voi vi ricorderete, ne abbiamo ragionato insieme alle categorie economiche, insieme a voi, che
insieme al sindaco di Mantova, insieme al sindaco di Bergamo, insieme al sindaco di Brescia, esatto. Noi abbiamo fatto all'inizio una richiesta, era ottobre-novembre, di valutazione di differenziazione a livello provinciale. Esatto. La risposta ribadita, allora ribadita oggi, e anche dalle autorità sanitarie preposte, perché anche stamattina dal confronto con l'ATS questo emerge in maniera molto forte, che sarebbe sbagliata un'eccessiva differenziazione a livello regionale. Allora, io avendo fatto, poiché noi abbiamo fatto questa richiesta insieme a Palazzi, Gori e Del Bono, sapete che a questa cosa noi crediamo, esatto. E pensiamo che possa essere fatta una valutazione. Però anche qua, per onestà intellettuale, provo a mettermi dalla parte di Milano e dalla parte di Roma, che provano, e anche delle autorità sanitarie. Perché l'idea è questa: nel momento in cui io differenzio eccessivamente, certo noi abbiamo vicino a Piacenza che può avere un colore diverso, certo. Ma nel momento in cui all'interno di un territorio differenzio eccessivamente, io rischio di provocare degli spostamenti tra territori differenti che non sono controllabili, perché magari tengo aperte alcune categorie di locali in una zona a pochi chilometri, pochissimi chilometri di distanza al di là dei confini regionali, o un altro colore, e il passaggio dall'una all'altra è e finisco davvero, perché la questione chiave che abbiamo sulla vostra pelle e poi sulla pelle di tutti imparato è che questa cosa è viscida, indubbiamente, e funziona così: più le persone si muovono e più stanno vicino una all'altra, meno usano i presidi e peggio è. Finisco l'analisi con la quale potevo rispondervi. Perfetto, solo una cosa, ecco, sono d'accordo su questo, però è anche vero che abbiamo provato a farlo senza andare fuori anche solo dalla città. È bastato vedere centro commerciale chiuso il weekend e centro della città, le persone confluivano in massa, perché purtroppo le persone hanno voglia di uscire in questo momento. Ha perfettamente ragione. E quindi purtroppo, e anch'io a volte ho provato a mettermi nei panni di Roma e della provincia. La domanda che mi sono fatto è se loro si mettono nei panni di chi ha un'attività, però, perché alle spalle ci sono anche delle famiglie, delle persone. Io ho avuto un'attività, e avendo avuto anche un'attività ho sempre detto che il 60% va in tasse, e in questo tra spese, tasse e quant'altro. La mia domanda è: in un momento come questo, che magari io come azienda posso aver bisogno, avendo sentito anche tanti imprenditori in giro, mi sono fatto questa domanda: ma allora cosa le paghiamo a fare se nel momento del bisogno io non ho quell'aiuto specifico? No, ecco, se posso chiedervi una cosa come riflessione generale. Allora, è vero che alcune cose sono arrivate in ritardo ed è oggettivo, perché, voglio dire, è nei fatti. Altre ma cose anche no. La quantità, nel senso che quello che è arrivato, certo. Comunque è il 3% no, certo, di quello che avremmo. Non è sufficiente. Non è assolutamente sufficiente, anche, cioè proprio per niente. Anche, vi dico, i milioni che il Comune ha messo in gioco, perché l'anno scorso ha messo in gioco comunque milioni, sappiamo che non sono sufficienti, però vi invito a pensare anche questo, che comunque si tratta di uno dei piani di investimento a partire dall'Europa, governo e regione, di aiuti mai visti nella storia recente di tutti i paesi europei. Però a fronte di una situazione, di una pandemia che non si è mai vista, quindi certamente. Anche prima si parlava del discorso che si genererebbero degli spostamenti incontrollati localizzando gli interventi. Certo. Sì, però ci sono comunque questi spostamenti incontrollati, perché il mercato sabato scorso era così. Allora, l'assembramento che c'è in un mercato non è minimamente paragonabile all'assembramento che ci potrebbe essere in un bar o in un ristorante. Sì. È vero, ci è stato detto dal prefetto che la differenza fondamentale sta nel fatto che da noi si toglie la mascherina. Questo è la ratio secondo cui i ristoranti, perché a un certo punto gli abbiamo chiesto, perché noi veramente ci chiediamo, ma perché sempre solo noi? No, sì. Perché? Quando, allora, se c'è davvero un'esigenza di tutelare la salute, allora facciamo un lockdown totale, perché comunque non ha senso, ma anche per le persone, cioè posso andare qui, posso andare lì, posso andare là, però al ristorante, al bar non ci posso andare.
non ci possiamo andare, non ci possono venire, però noi abbiamo bisogno. Io posso capire che non ci siano soldi, che l'intervento è stato grosso. A un certo conviviamo col virus, perché noi veramente non ce la facciamo più. Cioè noi siamo proprio al limite, abbiamo ancora 2 o 3 mesi mediamente tutti per andare avanti. E se chiudiamo tutti noi, poi il tessuto economico di Cremona si impoverisce ed è la provincia. È sicuro. Mi permetto. Scusami Paolo, ma io non volevo, se vogliamo sentire assolutamente. Sì Paolo, voglio parlare troppo. Ma io, tornando al discorso di prima, sulla differenziazione delle province, secondo me questo invece è un po' il punto fondamentale, perché con il tasso, il coefficiente che abbiamo noi come provincia di Cremona di contagi, noi stiamo pagando un prezzo inaccettabile a livello di provincia. Per le conseguenze degli infetti di Milano e Varese e dalla Brianza. Questo è inaccettabile. Cioè, a Cremona e provincia ci sono tantissimi ristoranti, bar, eccetera. Noi non possiamo venire penalizzati da mesi, che poi veniamo penalizzati noi come attività, e poi, come diceva Lina, vai in giro e trovi da tutte le parti assembramenti non controllati. Allora, noi nei ristoranti abbiamo preso tutte le precauzioni del caso, quando c'è stato detto di distanziare tavole, sono venuti a farsi i controlli, erano tutti giusti, ok? È vero, come diceva lei, che l'unico problema è che per mangiare fisicamente devi togliere la mascherina, però una volta che sei seduto e distanziato, di problemi tecnicamente non ce ne sono. E allora un'altra domanda, nessuno del comitato tecnico scientifico ha mai detto che non si possa lavorare la sera, però di fatto ci hanno imposto una chiusura serale. Allora, per un ristorante come il mio, essere chiusi alla sera è ulteriormente penalizzante, perché io parlo per me in questo caso, però ci sono, come me, altri miei colleghi che hanno una tipologia di ristorante per il quale il tuo lavoro principale è alla sera. Ci sono altri miei colleghi che lavorano mezzogiorno e in questo caso sono stati un po' meno penalizzati, però rendiamoci conto che anche questo qua è un'assurdità. Perlomeno, se devo lavorare mezza giornata, datemi la possibilità di scegliere se lavorare a pranzo o a cena. Cioè sembrano regole fatte da persone che non sono proprio del mestiere. Se la logica è dividere, ridurre gli assembramenti, dividere, se è questa la ratio. Allora, io in questo momento capite tutti che mi verrebbe anche comodo, no? Ma non l'ho mai fatto, non lo fate voi, perché non sarebbe disonesto, no? In questo momento potrei dire: senti, altri hanno deciso, avete ragione, è una cosa sbagliatissima. Okay. Allora, io provo con voi e insieme a cercare di capire, no? E provare a mettere in campo tutta, come dire, l'onestà intellettuale della quale abbiamo bisogno. Questo lo so che può generare un po' fastidio, addirittura anche nei miei confronti, però secondo me questo è un momento in cui farla, questa operazione. Perché la sera no? Provo a dire qual è la ratio che io e altri abbiamo capito sulla sera no. Qui c'è un principio, il principio chiave di questi mesi qua è che fondamentalmente meno la gente si sposta e meglio è. E purtroppo è così, è drammatico dirlo, perché vale colpisce alcuni in particolare, ma in generale colpisce la socialità di tutti. Allora, è chiaro, è evidente che la sera, dalle 18 in poi, la possibilità, poiché è finito il lavoro, poiché è finito lo studio, poiché è finita la scuola, poiché sono finite tante cose, la possibilità delle persone di muoversi, indipendentemente dalle attività fatte prima, lavorative, che determinano un movimento quasi necessario, la possibilità delle persone di muoversi aumenta molto di più. Perché l'altra domanda è... questo avete ragione, torniamo al tema di prima. Perché non differenziare, e la risposta che ci c'è stata data
Dove no, sta? Nel senso, no, questa è proprio una provocazione. Ma non è si una dice colpa, che è, decide Roma, decidono no, decide le regioni. Sicuramente no. Dove sta? No, no, sicuramente, è possibile avere un'autonomia sì, locale però, o no? Però io direi che, non lo so, poi ovviamente fate l'approccio che giustamente volete, non parlerei di colpa. Queste sono scelte che anche il decisore a Roma prende sulla base di un comitato tecnico-scientifico che è fatto da esperti epidemiologi, medici, scienziati, che dicono, guardate che sulla base delle evidenze, sulla base di quello che sappiamo, è meglio fare così. E qui parliamo, ricordiamoci sempre, lo so che non devo dirlo a voi, perdonatemi, però, di un'epidemia che riesce a fare ad oggi centinaia di morti. Ma non a Cremona. Aspetta, quei dati che... Sì. Un attimo. Sono gli ultimi 7 giorni. Dopo torno un attimino sì. sui dati che avete ragione, sono dati positivi. Però sono dati positivi e come vedete sono dati anche che dicono un aumento molto forte degli asintomatici. Diciamola tutta. Perché funzionano bene, adesso tutti i tracciamenti meglio, funzionano i tracciamenti, no? Probabilmente era pieno di asintomatici anche a marzo. Però indubbiamente per fortuna la mortalità è calata. Attenzione però perché è un equilibrio, io devo dirlo questa cosa perché continuamente e giustamente li ringrazio, la parte tecnica di medici e di scienziati ci dicono questa cosa sulla base di evidenze. Attenzione che è un equilibrio instabile, cioè che queste pandemie funzionano anche ad ondate e il non controllare la terza ondata prima che arrivi l'effetto dei vaccini può sovvertire quei dati e può dirci, può raccontare un riempire ancora le terapie intensive e avere ancora morti. No, noi in base a questi dati, io se volevo qua i dati da ottobre adesso. Ma non li so, ha ragione lei. Allora, noi da ottobre adesso non stiamo lavorando, quando avremo dati alla mano potuto lavorare. E contributi da parte dello Stato zero. Quando c'è qualcosa, stato. Qualcosa? Qualche cosina? Poco. Da ottobre adesso? No, il ristori 1, il ristori 2. Allora, ok, ma da ottobre. Novembre, dicembre. Quando c'è stato detto. Chiuderemo adesso per salvare il Natale. No, certo. A Natale ci hanno chiuso, ci hanno fatto riaprire qualche giorno a pranzo, 2 giorni per poi rimetterci. Cioè, ma queste sono prese in giro. Cioè, tecnicamente per noi è una presa in giro, specialmente per noi di Cremona che abbiamo una realtà con i dati alla mano, dicono che noi potremmo tranquillamente essere meglio ancora di una zona gialla. Poi dopo se ci vogliamo fasciare la testa dicendo che è un equilibrio instabile, e sarà anche vero, però fino a prova contraria comunque i dati sono rimasti bene o male stabili con i ristoranti chiusi, quindi non siamo noi gli untori. Io quello che posso permettermi di dire, poi devo chiudere la trasmissione, tanto avremo nuovamente il sindaco Gianluca Galimberti lunedì, ma la cosa che ci tengo a dire è questa, che forse da quello che mi sembra di aver capito è che oltre a un comitato tecnico-scientifico forse sarebbe opportuno avere anche un comitato tecnico-economico, in modo che due magari potrebbero parlarsi, perché da una parte c'è la pandemia, esiste ed è una realtà, dall'altra però c'è anche una crisi economica scaturita dalla pandemia, che purtroppo da quello che mi sembra di aver capito, ma basta guardarsi in giro, è stata un po' gestita non nella maniera di modi, nella maniera magari meno efficiente, perché poi c'è da dirla anche tutta, quest'estate sembrava quasi che il virus fosse stato azzerato. Perché sì. C'era in giro davvero il mondo, è tutto sparito. Qualcuno, se posso dire, qualche responsabilità ce l'ha su assolutamente. Sia nei messaggi che ha dato, sia nelle scelte individuali che ha fatto, perché noi continuiamo a ricordare di stare attenti, insomma qualcheduno no, ma io non parlo a livello comunale, io parlo proprio nazionale. Anch'io, scusami, mi scusi, parlavo proprio anch'io a livello nazionale, qualcheduno davvero ha dato dei messaggi fuorvianti assai, bisognerebbe chiedere ragione anche di questi messaggi così profondamente sbagliati, dati in un periodo in cui non dovevano essere dati. Ecco. Io ringrazio i ristoratori, ringrazio Gianluca Galimberti, il sindaco che ritroveremo lunedì, saluto tutti voi che in questo momento ci state seguendo da casa e vi auguro una buona serata.